Il giovane frate Fra Flavio Roberto Carraro conosce Padre Pio quando aveva 31 anni, il 9 settembre del 1963, quando fu chiamato da Padre Clemente da Santa Maria in Punta, amministratore apostolico della provincia di Foggia, a fungergli da segretario durante l'espletamento del suo incarico. Quello che colpì il giovane cappuccino veneto durante il primo incontro con il santo del Gargano fu la grande semplicità di Padre Pio. Il giorno che siamo arrivati, il 9 settembre, abbiamo avuto Padre Pio che ci accoglieva assieme a tutti gli altri confratelli, la comunità che ci ha accolti, il nostro superiore. Padre Pio era in fondo al gruppo e partecipava anche lui, ma aveva un comportamento tale che a me è venuta in mente una immagine, ho detto, quell'uomo vive sull'altra sponda del fiume. Da quel primo incontro Fra Flavio tornò altre volte a San Giovanni Rotondo, anche perché era stato nominato dall'amministratore apostolico suo vicario. Al refettorio Fra Flavio sedeva sempre di fronte a Padre Pio, che puntualmente lo chiamava e gli donava il suo piatto. «Segretà», diceva Padre Pio, «vieni qua, mangia tu questa roba, questa ti fa bene, è roba buona». Così Fra Flavio si alzava e prendeva il piatto di Padre Pio, che mangiava volentieri. Molte volte il giovane cappuccino veneto ha anche avuto modo di confessarsi da lui e spesso ha ricordato la disponibilità del frate stigmatizzato alle sue richieste e la sofferenza che metteva nella formula della soluzione, partecipando all'atto del perdono che appartiene a Dio. Quando dava la soluzione, assumeva, esprimeva un atteggiamento che la prima volta mi ha fatto prendere paura, no? Perché ha cominciato a dire la formula in latino, no? Deinde ego te absolvo peccatis tuis, ansimando, no? Come uno che faceva fatica, che aveva un dolore, no? Che, Deinde ego te absolvo, per lui non era un segno di croce, lui entrava proprio nella sofferenza di Cristo che redimeva dal peccato. Poi il giorno in cui gli ho chiesto, poco prima di partire, così gli ho chiesto se mi accettava come suo figlio spirituale, e lui mi ha detto: non sarà che il figliolo voi farà disonore al padre, Ho detto: ma dico, questo dipende anche dal padre, dico, no, perché confidavo molto nella sua protezione. Vai, sta tranquillo, mi ha detto. Per me è stata come una grande benedizione che mi ha rilanciato nella mia vita di religioso francescano cappuccino e di sacerdote. Nel 1968, presente ai funerali di Padre Pio, ha accompagnato il santo confratello nella sepoltura, ma ha anche consegnato alla storia dell'umanità qualcuno a cui confidare ansie, pene, aspirazioni. Dopo quasi 20 anni quel giovane cappuccino è diventato ministro generale e ha accolto a San Giovanni Rotondo il primo papa che si è recato in pellegrinaggio sulla tomba di Padre Pio. Quel giorno, il 23 maggio 1987, Fra Flavio, ringraziando il Santo Padre per la visita, ha sottolineato la sua presenza, santità, a cui ci rasserena nel nostro affettuoso fraterno incontro con lo stigmatizzato del Gargano, sulla cui fama di santità attendiamo il giudizio infallibile della Chiesa. Il Papa, dopo aver indicato nel suo discorso significativo il frate di Pietrelcina come modello per tutti i presbiteri, risponde a quella richiesta che il ministro generale aveva fatto anche a nome di tutta la grande famiglia di Padre Pio. Scende nella cripta di Santa Maria delle Grazie e sosta in ginocchio, in preghiera, per 10 minuti sulla tomba di Padre Pio. È la prima volta che un Papa si inginocchia dinanzi al sepolcro di una persona che non è stata canonizzata. Questo ha sorpreso un pochino tutti, ecco, perché non è prassi che un Papa vada a pregare sulla tomba di una persona che non è ancora stata proclamata né beata e tantomeno santo, no? Però è stato molto bello. La gente, e poi devo dire, così l'ho colto io almeno, l'emozione del Santo Padre, perché anche lui aveva un atteggiamento di una particolare intensità interiore, così, con quegli occhi lucidi così e fissi, come guardava le persone, le cose, le situazioni, quasi a rendersi conto di tutta la presenza di Padre Pio. È stato molto bello, insomma.